Oggi abbiamo presentato il progetto School Food, Imparo giocando verso School Food. Siamo alla scuola Ceccangiolieri, dove abbiamo i bambini delle classi quinte della scuola materna. È un progetto che il CONI realizza grazie al supporto fondamentale della Fondazione Monte dei Paschi e che è una sorta di attività propedeutica al progetto che la Fondazione fa nelle scuole primarie di School Food. È un progetto all'educazione degli stili di vita e qui oggi ci piace mostrare ai dirigenti della banca, ai dirigenti della scuola e anche noi stessi vedere, mettere in pratica quello che è il frutto dello sforzo di un grande lavoro, e questi bambini che si muovono in tutta libertà e acquisiscono la consapevolezza del loro corpo, imparano a confrontarsi con i propri compagni, e credo sia anche fondamentale all'interno delle lunghe giornate che passano all'asilo avere anche questi momenti. È per noi veramente una grande soddisfazione essere riusciti a integrare anche l'attività delle scuole materne nel progetto più ampio e importante della Fondazione della Banca Monte dei Paschi. Oggi vorremmo ringraziare come Istituto Comprensivo Ceccangiolieri e in particolar modo come Plessi dell'Infanzia di Amendola e di Avignone, gli organizzatori di questo progetto Imparo giocando versus School Food, e in particolar modo il delegato provinciale del CONI, il dottor Ridolfi, che ha reso diciamo un progetto come era School Food, che già la nostra scuola da un paio di anni sta portando avanti con sempre più classi, integrandolo con l'attività sportiva, che certamente in questa fascia di età che sono i bambini di 5 anni costituisce un prezioso arricchimento non soltanto diciamo motorio, ma proprio di tutte le caratteristiche di questi bambini. L'obiettivo dovrebbe essere dare diciamo uno stile di vita sano, basato quindi sia su alimentazione che su diciamo uno stile che parte diciamo dalle attività sportive, ricordando insomma quanto è importante lo sport per le persone, che riesce appunto a integrarle, riesce a unirle, e quindi diciamo riteniamo molto positivo questa iniziativa della Fondazione Monte dei Paschi, che ha trovato questa sinergia importantissima con il CONI di Siena. Io ringrazio poi soprattutto le insegnanti, le nostre validissime insegnanti, che da anni collaborano con questa iniziativa della Fondazione che porta avanti questa attività di educazione motoria alla scuola dell'infanzia, perché anche questa è una grossa insomma opportunità che ci è stata data nel corso degli anni e ora si sta sempre più affinando. Io la nostra insegnante Valacchi, appunto, è la nostra referente di scuola, magari se vuole aggiungere qualcosa proprio su lo sport e l'importanza dello sport. Confermo veramente l'importanza di questa esperienza, sono stata sempre presente in tutti questi anni. Voglio ricordare soprattutto il momento della festa finale, a parte del progetto curricolare annuale che è chiaramente efficace, ma anche il momento finale della festa, che per i bambini è un momento sia di aggregazione ma di appartenenza a una comunità, conoscendo altri bambini delle altre scuole. È veramente un bel progetto, un bel momento di incontro per tutti noi. Presentiamo un nuovo progetto della Fondazione Monte Paschi, che insieme al CONI provinciale, che anche questo, come altri progetti presentati di recente in questi giorni, è rivolto ai ragazzi, questa volta ai ragazzi, addirittura ai bambini della scuola dell'infanzia. È un progetto che vuol favorire, diciamo, più in generale il tema dello stile di vita. E quindi diciamo, l'attività motoria diciamo, come elemento educativo.
l'abbiamo denominato Imparo Giocando, perché naturalmente i bambini devono prevalentemente giocare, specialmente quelli di questa età, ma come dicevo si inquadra in un percorso che la Fondazione ha intrapreso da tempo, di grande attenzione alla realtà giovanile, attraverso per esempio School Food, che è rivolto prevalentemente a ragazzi più grandi, diciamo, dei bambini dell'infanzia, ma che comunque anche qui ha come obiettivo quello di insegnare il consumo sostenibile, appunto lo stile di vita, l'attenzione agli sprechi. Ecco, questo discorso sull'attività motoria è inquadrato in questa prospettiva, coinvolge tutti gli istituti comprensivi della città e anche di Monteriggioni e di Asciano, mi sembra. Ed è un'iniziativa appunto che vuol dimostrare, insomma, una grande attenzione al mondo giovanile e dell'infanzia in particolare. Questi progetti io trovo che siano bellissimi, in quanto aiutano i ragazzi a crescere e comunque trasmettono dei valori, e i ragazzi allo stesso tempo si possono divertire, specialmente in un'epoca in cui ai giorni nostri si vede molto di più il crescere, l'aumentare della tecnologia, dell'utilizzo della tecnologia, che da un lato aiuta lo sviluppo umano, però dall'altro comunque rende l'individuo sedentario e lo isola un pochino dal resto del mondo. Quindi Imparo Giocando, e lo stesso School Food, ma più Imparo Giocando, aiuta i ragazzi a stare insieme e a imparare anche i valori del movimento e dell'importanza del movimento e comunque di mantenere un fisico sano. Allo stesso tempo si vede che c'è un incremento delle abitudini alimentari che sono non corrette, in quanto c'è un incremento del cosiddetto junk food, cibo spazzatura, che danneggia ovviamente il corpo umano, e i ragazzi devono apprendere meglio su una corretta alimentazione e quindi come cibarsi correttamente, quali sono ovviamente i cibi giusti. Noi con gli asili comunali vediamo proprio una richiesta da parte dei genitori che richiedono una miglior nutrizione per i bambini, specialmente nell'infanzia e nei nidi. Il che questa richiesta ci fa porre una domanda e dire: ma allora c'è un problema? Perché se c'è questa richiesta da parte dei genitori significa che il problema persiste e i ragazzi magari mangiano troppe merendine o porcherie, e quindi è fondamentale che i ragazzi già da subito, e magari tramite l'apprendimento, tramite il gioco, imparino dei valori che sono poi fondamentali per la loro crescita.